Armani per me è una grande ispirazione. Devo dire che forse è, non so, la dimostrazione che se unisci la passione e il fuoco di un obiettivo, per il quale sei disposto a rinunciare, bruciare, lavorare con una grande attenzione per il dettaglio, come fa lui d'altronde, beh, allora puoi solo che essere Giorgio Armani. Tra l'altro lui, non so, è la perseveranza e la costanza, anche la capacità nel comprendere e capire che cosa desidera la gente, e però guidandola nella sua visione delle cose. Ma devo dire che io ho tantissimi ricordi molto molto belli e uno molto particolare. Avevo 20 anni o 21 anni e mi sono sposata con un abito che mi fu pinzato addosso da Giorgio Armani e lì ho conosciuto proprio anche l'uomo, che è un uomo, una persona eccezionale. Io ero molto piccola. E ero venuta a fare un casting per una sfilata, non credendoci assolutamente. La mia agenzia all'epoca, facevo la modella, mi disse: dai, prova ad andare a fare questo casting. Io non so che cosa è successo, mi presero, ma avevo tipo 18 anni e io ho sfilato per Armani e ho avuto il piacere di essere dietro le quinte con Giorgio, che guardava da questo buco e cercava di capire le modelle se si comportavano bene. E io mi ricordo che indossai questo abitino azzurro e non sono riuscita a non ridere sulla passerella e mi sgridò tantissimo. E però è stata una di quelle cose che capisci il perché le cose funzionano, perché Giorgio è dietro ogni cosa, con un'attenzione meticolosa ed è per questo che funziona. Io mi sento sempre molto molto elegante, chic, senza dover per forza essere sexy, perché è la sensualità quella che riesce a tirar fuori un abito Armani, la sensualità di una donna che sa che cosa vuole, raffinata ed elegante, così mi sento. Imprescindibile, elegante e in determinate occasioni per me esiste solo lui. Re Giorgio.